Forno d'Asolo è un brand di bakery dolce e salato che raggiunge 40.000 clienti in tutta Italia. In 10 anni l'azienda veneta ha raddoppiato il suo fatturato e ora punta a conquistare importanti mercati esteri a partire da Germania, Francia e Stati Uniti. I prodotti sono tanti e originali, dal maritozzo con e senza panna al cornetto formato cubo, fino ai dolci vegani e integrali. In occasione di SIGEP 2024, EFA News ha intervistato Andrea Ghirlanda, brand product manager di Forno d'Asolo, che ha svelato il suo target aziendale: regalare ai clienti dei bar e degli hotel una sorta di mini vacanza, un'immersione nel gusto e nei piaceri del palato, rendendo così più piacevole la quotidianità. La caratteristica di Forno d'Asolo è di andare a servire il canale bar, pasticcerie e anche panifici. Raggiungiamo 40.000 clienti in Italia e offriamo una gamma completa nel mondo del surgelato: bakery salato, bakery dolce e dessert. Qui può vedere, a partire da quello che è il nostro core business, che è la colazione, bakery dolce, sostanzialmente ha tutta l'offerta bakery salato, anche l'offerta dessert, e quest'anno abbiamo creato anche uno spazio, che è dove siamo in questo momento, dedicato all'hotelleria, perché anche gli alberghi sono un canale molto importante per Forno d'Asolo e c'è un'offerta dedicata al mondo colazioni in albergo sostanzialmente. Difficile dire un prodotto di punta, perché noi siamo abituati ogni anno a lanciare veramente decine di prodotti nuovi. Forse darei uno spazio, diciamo, più importante a un concetto che abbiamo lanciato quest'anno, che è Design Your Bakery. Quindi l'idea è di aiutare i nostri clienti ad alzare un po' il livello della colazione nei bar con dei prodotti particolari, che possono essere un po' più di pasticceria, che possono attirare i loro clienti e rendere il loro bar diverso da quello dei concorrenti. Dentro Designer Bakery abbiamo inserito alcuni prodotti, per esempio il maritozzo, che proponiamo in 2 formati e anche farcito e non farcito. Poi abbiamo inserito un altro prodotto molto interessante, il Treasure Roll, che è una specialità a base burro, molto versatile, crea una specie di panino bun cilindrico che può andare bene sia farcito salato sia farcito dolce, però cotto in uno stampo permette anche di fare il New York Roll, che è un'altra cosa molto interessante, si presta a coperture, a arricchimenti e rende sicuramente il bar una percezione di maggiore di pasticceria. Lanciamo anche il cornetto cubo, già farcito, non come in altri casi chiedendo al cliente di doverselo fare tagliando i cornetti, mettendoli negli stampi, ma già in forma e farcito e già cotto, per cui anche questo è un prodotto a grande valore. E poi abbiamo rinnovato la nostra linea R&B, che è la linea più importante dell'azienda, quella con i cornetti di maggior successo in Italia, ha un nuovo gusto, il crème brûlée, dove abbiamo riprodotto un po' questo dolce di pasticceria usando lo zucchero di canna nella decorazione e poi una crema al crème brûlée. Poi un'altra area molto interessante da presentare è il vegano, è un trend che sta crescendo moltissimo in Italia, ha fatto un più 16% in Italia i consumi di cornetti vegani, quindi sono diventati un'offerta fondamentale anche per il barista, e noi lanciamo un cornetto che coniuga anche il benessere, per cui integrale vegano, con un'altissima percentuale di farina integrale, 18% di farina integrale sul peso totale del cornetto. Secondo me la pandemia è stato un momento di rottura nel mercato, che però ci ha fatto anche capire delle cose. Si è visto che il mondo del bar, in particolare la colazione ma anche altri momenti, ha retto benissimo al rientro, e questo dimostra una cosa importante, cioè che non era un'abitudine, ma era un'esigenza fondamentale degli italiani, quella di andare a vivere dei momenti di esperienza quotidiana all'esterno di casa, di socialità, no? Si dice, però non è solo socialità, è un concetto di concedersi una mini vacanza dai propri pensieri quotidiani. Quindi questo è importante, perché il mercato ha ripreso benissimo e sta crescendo. Noi abbiamo anche tanti obiettivi di aumentare il valore e di creare una partnership con i clienti. Siamo forse l'unico che lo può fare, perché appunto raggiungiamo direttamente 40.000 punti vendita e vogliamo essere per loro un partner, qualcuno che li aiuta a creare business nel loro punto vendita, nel loro locale. Quindi per questo nascono prodotti pensati proprio per valorizzare l'offerta anche per loro. Dal punto di vista aziendale, l'azienda è un'azienda storica sicuramente, ma che negli anni è cresciuta tantissimo. Negli ultimi 10 anni ha più che raddoppiato il fatturato e l'obiettivo è di crescere ulteriormente, crescere soprattutto nel valore, prima di tutto nel valore che noi produciamo e nel valore che riusciamo a dare ai clienti.
Lo sviluppo estero è una cosa su cui il gruppo sta lavorando. Forno d'Asolo fa parte del gruppo FDA Group, che ha dentro all'interno anche Bindi e anche Progetto Forno Italia, e abbiamo tutto un piano di sviluppo all'estero legato proprio all'espansione in altri mercati, con priorità Germania, Francia e Stati Uniti, dove abbiamo già delle sedi nostre, per cui lavoriamo, diciamo, con uno sviluppo interno.